Rinnovo delle cariche e importanti passi avanti verso la costituzione di un vero e proprio partito politico. La Confederazione Movimenti Identitari ha le idee chiare sulle politiche da adottare per difendere il Meridione da un governo con un'azione sempre più distante dai territori. L'incontro del Gambrinus è stato aperto dal passaggio del testimone dal vecchio portavoce Alessandro Citarella al nuovo Sergio Anglisano, che ascoltiamo nell'ordine. Oggi dichiariamo un po' la nostra storia, il biennio che ci ha visto arrivare fin qui, e facciamo il passaggio di testimone verso il nuovo incaricato, il nuovo portavoce, perché questa è una regola che ci siamo dati democraticamente tutti i movimenti. Abbiamo messo assieme ad oggi 8 movimenti tra quelli più rilevanti nel sud Italia nell'ambito del meridionalismo, e soprattutto sono movimenti politici certificati anche da passaggi elettorali. CMI è una confederazione di movimenti, ha l'obiettivo di diventare, trasformarsi in partito politico, e se qualcuno ci chiede c'era bisogno di realizzare un nuovo partito, noi diciamo di no, ma sicuramente diciamo di sì alla realizzazione di un partito nuovo, un partito che rappresenti le istanze del sud, di tutto il sud e non solo di Napoli e della Campania, sia in materia di trasporti, di sviluppo economico, di lavoro e quindi di economia e sanità in generale. Questo è il nostro manifesto politico sostanzialmente. Con piacere vediamo che stanno avvicinandosi a noi anche istituzioni e movimenti nuovi di cui manco conoscevamo l'esistenza. Proprio in queste ore ci sono arrivate 2 richieste di adesioni al neonascente movimento che, ripeto, a breve, nella costituente di fine ottobre, diventerà un partito politico. Ampio spazio all'iniziativa del giornalista Alessandro Sansoni, fra i primi a comprendere che autonomia fiscale e regionalismo differenziato non sono la strada giusta per il Sud. Ecco il bilancio del lavoro svolto da presidente del Comitato Referendario per la Macroregione Meridionale. L'iter per l'istituzione della macroregione autonoma del Sud va avanti, sono state presentate le firme, anche i consiglieri regionali, 11 consiglieri regionali hanno presentato la proposta di legge, e quindi nelle prossime settimane si dovrà andare a calendarizzare la data del referendum. Quello sarà un momento decisivo per ricostruire l'unità del Mezzogiorno e per riuscire a individuare una forma di autonomia che sia alternativa sia al regionalismo differenziato sia al centralismo attuale, che ha dimostrato in questi anni di essere assolutamente negativo per il futuro del Mezzogiorno. Presente anche l'editore e direttore del Brigante, Gino Gianmarino, che esprime il suo punto di vista sull'azione svolta dalla Confederazione Movimenti Identitari. Per Sinapsi News, Roberto S. Stamattina presentiamo il CMI, la Confederazione dei Movimenti Identitari. Personalmente io racconto il cammino che ci ha portato a questo, il cammino che parte dalla nostra testata, il Brigante, che quest'anno compie 20 anni e che ha un nuovo figlio che si chiama QM, Questione Meridionale, un trimestrale di approfondimento sui temi della questione meridionale, che si incontra a Melfi ogni anno dall'anno scorso per fare il punto sui silenzi dell'informazione meridionale e sui silenzi della storia meridionale, fondendoli insieme. Questo cammino in un anno è diventato un laboratorio che ha elaborato un pensiero politico, non solo un pensiero e delle proposte, anche un braccio politico che è appunto la Confederazione dei Movimenti Identitari, che credo vi abbiano già ben spiegato i miei colleghi.